Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi siamo al quinto webinar ed è il webinar che tratta i tirocini curriculari ed extracurriculari. Quindi cominciamo subito questo percorso che sarà appunto condotto e illustrato da Giovanna Gorini, che ringrazio di cuore. Manna, parti pure, fatti vedere in tutto il tuo splendore e cominciamo. Grazie. Eccola. Bene. Allora cominciamo. Grazie, Vanna. Siamo tutti orecchi. Prego. Grazie, io però non vedo le slide ovviamente perché Gennaro vieni in aiuto. Inizio a condividere. Ecco, le vedete? Noi le vediamo, Vanna, tu ce le hai? Le Vediamo. vedi? Non le vedo, ok. Ok. La posso fare. Allora, intanto grazie a te Luca, grazie alla CGIL. In piedi questo percorso che credo sia un'iniziativa fondamentale e importantissima e non era scontata, quindi, come dire, mi sembra un'ottima occasione. Ma perché mi sono di nuovo sparite le slide? Aiuto, non fatemi questi scherzi che già io sono imbranata. Allora, ciao a tutti, Dovresti a alzare tutti. un po' il volume perché ci sentiamo molto bassa. Adesso Mi sentite? ci sentiamo molto meglio, grazie. Allora, dicevo, grazie a tutte e a tutti, buongiorno, a me spetta il compito di presentarvi appunto i tirocini, il funzionamento dei tirocini extracurriculari e curriculari. Sarò decisamente più breve di Federico, anche se ci vuole poco. E spero di, come dire, aiutarvi a ripercorrere tutto. Allora, intanto, ma perché mi scompaiono le slide? Allora, Noi le vediamo sempre, Vanna, ogni tanto scompaiono per mettermi in difficoltà. Allora, dicevo, innanzitutto partiamo dalla definizione, da che cos'è un tirocinio. Un tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione on the job, fatta in un contesto produttivo che permette appunto iniziare a conoscere il mondo del lavoro e favorire la crescita professionale e personale del tirocinante. Ci sono due tipologie di tirocinio: il tirocinio curriculare, che è quello incluso all'interno di un processo di apprendimento formale, e quindi viene svolto all'interno di un preciso piano di studi, che può essere di tipo universitario, scolastico, professionale o quant'altro. La finalità è proprio di iniziare a passare da un apprendimento di tipo teorico ad un apprendimento di tipo più esperienziale, pratico, quindi la famosa alternanza tra la scuola e il lavoro. Ci sono poi i tirocini extracurriculari che invece sono finalizzati, terminato, come dire, il percorso scolastico e formativo, che come dire, permettono appunto l'ingresso nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani, si passa nella famosa transizione tra scuola e lavoro, e rappresenta questo dispositivo rappresenta un importante strumento di ovviamente per i tirocini c'è un contesto normativo che appunto li regolamenta. I tirocini curriculari
per i tirocini curricolari le istituzioni formative possono emanare dei regolamenti, dei propri regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento, ma questi regolamenti devono essere coerenti con le disposizioni attualmente vigenti attraverso l'articolo 18 della legge 196 del 97, la cosiddetta legge Treu, che ha definito le finalità del tirocinio e ne traccia a grandi linee la disciplina. C'è poi stato un successivo decreto ministeriale che ha stabilito le norme e i principi fissati dall'articolo 18. I tirocini extracurriculari invece sono disciplinati direttamente dalle regioni e dalle province autonome. Ma nel 2013, come vedremo poi, sono state emanate le prime linee guida attraverso un accordo definito in conferenza Stato-Regioni, linee guida che forniscono una cornice normativa per evitare innanzitutto un utilizzo distorto di questo dispositivo. Allora, qua nella dispensa che vi è stata consegnata, voi avete tutto l'excursus dell'aspetto normativo. Qua ho messo i punti salienti, quelli più i riferimenti più recenti e più Anna, importanti. Sì? scusami, sono Gennaro. Mi dicono i colleghi che hanno qualche difficoltà a sentirti. Vedi i tre puntini che ti compaiono sotto la tua immagine? Ci sono tre puntini accanto al. Ok, se li clicchi c'è un ingranaggio impostazioni. Clicca quelle impostazioni. Mi sentite E di ti. più? Mi Sì, sentite? sì. Sì, se provi a spostare in avanti c'è Ecco il fatto. cursore del microfono, perfetto. Dopodiché clicca sullo schermo e ritorni sulle slide, insomma. Ok? Clicco sullo schermo, sulla videocamera. Mi sentite di più adesso? Sì. Bene, ok. Grazie. Posso procedere? Bene, allora dicevo che in questa slide vi ho messo, come dire, i punti principali del contesto normativo, a partire dalla legge 92 del 2012, la cosiddetta legge Fornero, che ha introdotto ulteriori novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. A seguire, nel 2013, in conferenza Stato-Regioni. Ogni tanto mi scompaiono le slide. In conferenza Stato-Regioni è stato sottoscritto un accordo per l'adozione delle linee guida in materia di tirocini, le prime linee guida. Nel 2014 c'è stata una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea che ha evidenziato quanto sia necessaria la qualificazione dello strumento del tirocinio come dispositivo fondamentale per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Le linee guida sono poi state aggiornate, come già dicevamo, nel 2015, no, nel 2017, scusatemi, e queste nuove linee guida hanno aggiornato e integrato il contenuto delle linee guida del 2013. Hanno rafforzato l'aspetto della vigilanza sulla qualità e sulla genuinità del tirocinio. Hanno evidenziato la necessità di avere dei tirocini sempre più di qualità.
Inoltre hanno messo a disposizione dei format e degli schemi per, come riferimento per definire la modulistica. Ci sono dei limiti di applicazione di queste linee guida, ovvero non trattano i tirocini curriculari, i tirocini estivi, cioè quelli fatti ovviamente nel periodo di sospensione degli studi, le famose vacanze estive, ma possono essere fatti ovviamente esclusivamente da giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi. Sono poi i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o ai periodi di pratica professionale come requisito obbligatorio per accedere alla professione. Non tratta i tirocini transnazionali, anche quelli previsti nell'ambito di pratiche, di programmi comunitari. Non tratta i tirocini per soggetti extracomunitari, quelli promossi all'interno delle quote d'ingresso, facendo riferimento a specifiche normative, però recependo comunque l'accordo 99 del 2014, accordo sempre fatto in conferenza Stato-Regioni. Infine, non tratta dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione di persone che siano prese in carico dai servizi sociali oppure dai servizi sanitari competenti, ma anche qua facendo sempre riferimento a specifiche normative regionali che recepiscano l'accordo 7 del 2015. Le linee guida forniscono, come dicevamo, una cornice normativa di riferimento, sempre per evitare un utilizzo improprio del dispositivo, e determinano chi sono i destinatari, chi sono i soggetti promotori, i soggetti ospitanti, le modalità e le condizioni e i limiti di attivazione, l'indennità di partecipazione, la durata e il sistema di vigilanza e il regime sanzionatorio. Adesso li vedremo uno per uno. Chi sono i destinatari? Allora, i destinatari del dispositivo tirocinio extracurricolare possono essere soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del 150, compresi coloro che abbiano completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria, i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, anche coloro che abbiano già ricevuto una lettera in merito, soggetti già occupati ma che vogliano cambiare occupazione, e i soggetti disabili e svantaggiati. Chi sono i soggetti coinvolti per sviluppare un tirocinio? Allora, i soggetti sono tre: il soggetto promotore, che è il garante della qualità del tirocinio, quindi ne presidia appunto la qualità; il soggetto ospitante, che assicura la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale. Questi due soggetti devono collaborare, e lo fanno in che modo? Attraverso l'individuazione del tutor formativo nel caso di soggetto promotore, tutor aziendale nel caso di soggetto ospitante. E queste due figure devono definire le condizioni organizzative e lavorative, devono monitorare lo stato di avanzamento del tirocinio, garantirne infine l'attestazione dell'attività svolta. Il terzo soggetto è ovviamente il tirocinante, che deve svolgere le attività concordate e sottoscritte nel piano formativo individuale. Il tirocinante deve seguire le indicazioni del tutor, ovviamente
aziendale e può fare riferimento sia al tutor aziendale sia al tutor formativo nel caso di necessarie, come dire, integrazioni, modificazioni, appunto, si può rivolgere a tutti e due i tutor. I soggetti promotori, ovvero chi è che può attivare i tirocini, gli elenchi vanno sempre riferiti comunque anche alla normativa regionale, perché questo elenco dei soggetti promotori ampio può essere integrato con altri soggetti. Vediamo i più importanti: il Servizio per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro, le università, le istituzioni scolastiche statali e non statali, le fondazioni IPS, ANPAL e altri soggetti. Però nel caso di tirocini attivati presso un soggetto ospitante che sia localizzato in una regione diversa dalla residenza o dal domicilio del tirocinante, questa tipologia di tirocinio può essere attivata esclusivamente dai servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro, dagli istituti, dalle università e dalle istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, dalle fondazioni di istruzione tecnica superiore, DTS. La disciplina di riferimento è quella della regione o provincia autonoma in cui ha la sede il soggetto ospitante, sede legale o operativa, come poi vedremo. Chi sono i soggetti ospitanti? I soggetti ospitanti può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, natura pubblica o privata, ad esclusione di aziende in cassa integrazione straordinaria e cheroca per attività che coincidano con la sospensione di lavoratori, per attività equivalenti a quelle effettuate da licenziamenti, da persone licenziate, e se sono in corso procedure concorsuali. Questo fatto salvo accordi sindacali, nel senso che se c'è un accordo sindacale che dice cose diverse, vale l'accordo sindacale. I soggetti ospitanti devono garantire l'assicurazione rispetto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Possono attivare contemporaneamente un tirocinante se il soggetto ospitante ha da 0 a 5 dipendenti, due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti, il 10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti. È prevista anche un meccanismo di premialità per la stabilizzazione di quei dei tirocinanti. In questo caso, il soggetto ospitante che ha più di 20 dipendenti può superare la soglia del 10% in proporzione però al numero delle stabilizzazioni effettuate. Possiamo avere anche dei soggetti ospitanti multilocalizzati, ovvero soggetti che hanno la sede legale in una regione, ma possono avere diverse sedi operative dislocate in tutte le regioni, tipo la pubblica amministrazione, ANPAL Servizi. In questo caso, la normativa di riferimento può essere scelta dal soggetto ospitante, può scegliere o la normativa della regione
applicata dalla regione dove ha sede legale oppure la normativa della regione dove ha la sede operativa del tirocinante. Questo significa, in parole povere, come avete ben capito, che lo stesso soggetto ospitante è abbastanza normale che scelga la normativa regionale che gli è più favorevole. In ogni caso, deve essere comunicata alla regione, alla provincia autonoma della sede operativa, il territorio in cui viene svolto il tirocinio. La normativa di riferimento deve essere anche obbligatoriamente specificata nella convenzione. Le linee guida prevedono anche, come dire, definiscono anche la temporalità del tirocinio e prevedono anche la possibilità di una sospensione e di una interruzione. La durata massima del tirocinio sono 12 mesi, proroghe comprese. In caso però di soggetti di persone disabili può arrivare fino a 24 mesi. La durata minima sono 2 mesi, 1 mese nel caso di soggetti ospitanti che operano stagionalmente. Ribadisco che questi aspetti devono far riferimento alla normativa regionale perché abbiamo alcune regioni, ad esempio, che dicono che la durata massima sono 6 mesi, quindi ovviamente deve essere sempre verificato questo aspetto. La sospensione è prevista in caso di maternità, di infortunio o di una lunga malattia, pari o superiore a 30 giorni solari. Sono sparite di nuovo le slide. Ma perché mi spariscono sempre le slide? Aiuto. Ok. Noi le vediamo. E a me spariscono invece, tanto per rendermi felice. Allora, dicevo, e per periodi di chiusura aziendale, ovvero corrispondenti alle ferie collettive, pari o superiore a 15 giorni solari. Il tirocinio può essere interrotto oltre che dal tirocinante attraverso comunicazione scritta, ma può essere interrotto anche dal soggetto ospitante e/o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale. Ci sono dei limiti e dei divieti di attivazione del tirocinio quando il tirocinante venga utilizzato per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione aziendale, per sostituire i lavoratori nei periodi di picco dell'attività, maternità, ferie o malattia, e è vietata assolutamente l'attivazione di un tirocinio se la persona ha già svolto un tirocinio presso quell'azienda ospitante, se ha già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio, o se ha svolto prestazioni di lavoro accessorie presso l'azienda ospitante per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione. È prevista ovviamente una documentazione che caratterizza il percorso di tirocinio. Qual è questa documentazione? Innanzitutto è la convenzione che viene sottoscritta dal
dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, dove viene indicato appunto gli obblighi delle parti, le modalità di attivazione, valutazione, monitoraggio, eccetera, la normativa regionale di riferimento, come dicevamo anche prima, e appunto, ripeto, è sottoscritta dai due soggetti. Segue il progetto formativo individuale, il famoso PFI, che indica in maniera analitica gli obiettivi formativi e l'attività che il tirocinante dovrà svolgere. Questo documento viene sottoscritto da tutti e tre i soggetti, quindi dal promotore, dall'ospitante e dal tirocinante. E poi è previsto un dossier individuale, una sorta, chiamiamolo impropriamente, di diario di bordo, dove vengono descritte le attività svolte, i risultati proprio per arrivare poi a eventuali evidenze, per arrivare poi infine all'attestazione delle attività svolte, all'attestazione finale. Di nuovo sparite le slide, scusatemi. Firmate dal soggetto, questa attestazione è firmata dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, ma viene rilasciata soltanto a fronte del 70% di una frequenza minima del 70% delle ore previste. Scusami un attimo, Wanda. C'è ancora qualcuno? Credo che abbia problemi, che ha problemi con l'audio, che non sente bene, bene Wanda. Sì, Mi viene che devo detto. fare? Aiuto. Cosa devo fare? Molto bene. Non so, forse adesso. Io sono notoriamente sordo anche. Però, aspettiamo un attimo. Aiuto, allora aspetta, mi ricordo cosa mi aveva detto prima, impostazioni, sto diventando Allora, quasi un esperto. sentono me e non sentono te, quindi mi è arrivato un messaggio. Io più di così forse non riesco, mi sentono adesso. Magari, magari Vanna, prova semplicemente a stare un po' più vicino al microfono Più perché vicina di sei. così mi mangio il computer. Io purtroppo ho notoriamente una voce bassa. Adesso va meglio, mi sentono. Però sono sparite le slide in questo momento. Fantastico. Allora, ci Credo che sono. però ho paura che. Vabbè, dice che si sente comunque. Si Possiamo. sente? Anna, Forse è proviamo a un problema rimettere le della slide. connessione, oppure sente me, te, ma non sente Vanna. Vabbè, ritorniamo alla presentazione che è sparita in questo preciso istante. Di nuovo, io ce l'ho. Allora, aspetta, può Mio essere binocchio. che ce la ricarica nel frattempo. Ok, sta arrivando, forse sta arrivando. Io non le sopporto queste cose. È arrivata, no? Vedo per il momento bianco. Luca, tu che vedi? Un fondo bianco che è inquietante, insomma. Meraviglioso. Con dei pallini, con dei pisellini verdi in giro, così. Allora, senti, facciamo così, mandale tu. Ti ricordi più o meno a che pagina eravamo? Siamo al tutor formativo e tutor aziendale, non so più a quale slide corrisponde. Allora, Dico io, aspetta.
Ok, dai. La 16. Va bene, un secondo e provo a metterle io allora. La slide numero 16. Le Vedete? Ok. Ok. Allora, Ecco il taumaturgico Gennaro. In modalità posso presentazione però Gennaro? Gennaro? Sparito Gennaro, È sparito Gennaro. Io adesso perfetto. ci siamo. Ok. Ok, allora, dicevamo che il soggetto promotore e il soggetto ospitante operano attraverso, vengono rappresentati dal tutor. Un tutor formativo nel caso del soggetto promotore che deve, ricordiamocelo, presidiare la qualità del tirocinio. Ogni tutor formativo può seguire al massimo 20 tirocinanti contemporaneamente, mentre per il soggetto ospitante è previsto il tutor aziendale, che può seguire, contemporaneamente al massimo 3 tirocinanti. Che cosa fanno questi due signori? Devono collaborare innanzitutto per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, sia in termini di orientamento che di competenze. Deve garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del tirocinio e deve garantire il tracciamento, la documentazione fino ad arrivare all'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante. Avanti. Io non posso. Ok. Quali sono le condizioni di attivazione di un tirocinio? Intanto deve essere obbligatoria la comunicazione obbligatoria, la COB, da parte del soggetto ospitante. Poi deve essere garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni, la cosiddetta INAIL, e la responsabilità civile per danni verso terzi. Le coperture assicurative devono coprire anche le attività eventualmente svolte fuori dalla sede operativa e devono però rientrare nel piano formativo indicato. È obbligatorio il riconoscimento di un'indennità minima di partecipazione che non deve essere inferiore a 300 euro lordi mensile, solo a fronte di una partecipazione pari al 70%, sempre su base mensile. Qua però è fondamentale riferirsi alla normativa regionale di riferimento perché questa indennità di partecipazione ha importi diversi da regione a regione. Vai. No, quella prima. Ok. L'indennità di partecipazione, per quel che riguarda gli aspetti fiscali, è uguale al reddito da lavoro dipendente, ovvero si seguono le stesse regole previste per i redditi da lavoro. Sono quindi assoggettate all'IRPEF in base agli scaglioni e alle aliquote vigenti. Vengono applicate le stesse detrazioni di un lavoratore dipendente. È previsto ovviamente il versamento delle ritenute, della consegna da parte del soggetto ospitante al tirocinante del modello CUD e sono applicate, se dovute, le addizionali regionali e comunali.
importante però ricordarsi e sottolineare sempre che il tirocinante non perde il suo status di disoccupato proprio perché il tirocinio non è configurabile in un rapporto di lavoro stabile. Vediamo. Il sistema di vigilanza e il regime sanzionatorio. Allora, in caso di violazioni è previsto che per mancato invio della COPO o per mancata corresponsione dell'indennità, c'è ovviamente, no, torna indietro, sono previste delle sanzioni non sanabili. Oltre al fatto che ci sono le violazioni non sanabili per i limiti, per eventualmente tirocini attivati da soggetti non titolati, nel caso non venga mantenuta la proporzione tra l'organico e il tirocinante da parte del soggetto. Nel caso in cui venga superata la durata massima, queste violazioni vengono punite con intanto l'intimazione della cessazione del tirocinio e poi con l'interdizione per 12 mesi, sia nei confronti del soggetto promotore che quello ospitante, ad attivare nuovi tirocini. Ci sono poi invece delle violazioni che possono, violazioni sanabili, quindi per dirla cristianamente, i peccati veniali, che sono relative all'inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori ed ospitanti, alla durata residua del tirocinio per raggiungere gli obiettivi formativi previsti, la violazione della durata massima. In questo caso, quindi, per le violazioni sanabili è previsto un invito, un gentile invito a regolare quanto disatteso. Se non avviene la regolarizzazione, si passa all'intimazione della cessazione del tirocinio e all'interdizione per 12 mesi per attivarne altri. Nel caso in cui non venga neanche, come dire, fatto questo, per il soggetto ospitante, per il soggetto promotore, viene bloccata l'attivazione di altri tirocini per 18 mesi. Andiamo avanti. Allora, ribadisco che le linee guida in materia di tirocini, quelle del 2017, sono una cornice normativa di riferimento, ma la disciplina spetta integralmente alle regioni e alle province autonome. Pertanto, sono state predisposte delle schede di sintesi delle normative regionali. Vai avanti, queste sintesi, questi riferimenti li trovate all'interno della dispensa che vi è stata fornita nell'appendice alla tabella 1. Avete tutte le normative regionali. Vi evidenzio che gli elementi da attenzionare sono l'ammontare dell'indennità di partecipazione, ovvero il lordo mensile, e la frequenza minima richiesta su base mensile. Quindi mi raccomando, a seconda della normativa applicata, soprattutto nel caso di multilocalizzati, di soggetti ospitanti multilocalizzati, bisogna fare riferimento alla normativa regionale indicata nella convenzione. Quindi, per quanto riguarda i tirocini extracurriculari, abbiamo visto quali sono, come dire, i punti fondamentali. Per i tirocini curriculari è un pochino più semplice, ovviamente sono inclusi, ricordiamoci, in un processo di apprendimento formale, quindi all'interno di un piano di studio universitario, scolastico, professionale e quant'altro.
La finalità è proprio quella di avere un'alternanza tra un apprendimento di tipo teorico e un apprendimento di tipo pratico. Le istituzioni formative possono emanare dei propri regolamenti che però devono essere in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 18 della legge Treu e della cosiddetta legge Treu. E il decreto ministeriale 142. Ricordo che l'articolo 18 della legge 196 del 97 definisce le finalità del tirocinio e ne traccia a grandi linee la disciplina. Il decreto ministeriale 142 del 98 stabilisce le norme e i principi fissati dall'articolo 18. I tirocini curriculari non rappresentano un rapporto di lavoro e non è previsto l'obbligo di erogare un'indennità di partecipazione, quindi neanche i 300 euro minimi previsti per i tirocini extracurricolari qua non sono previsti. Se poi il soggetto ospitante, come dire, vuole riconoscere qualcosa al tirocinante, come dire, è una decisione sua. Al tirocinante, però, esattamente come per i tirocini extracurricolari, viene garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni, la fa l'INAIL, la responsabilità civile per danni verso terzi, e questo è importante perché c'è sempre il dubbio su questo, soprattutto da parte delle scuole, la copertura assicurativa deve riguardare anche le attività svolte al di fuori della sede operativa, ok? Ma queste attività devono rientrare nel PFI perché se non rientrano nel piano formativo individuale, come dire, non vengono neanche, non viene garantita, l'assicurazione. Il numero dei tirocini attivabili contemporaneamente è lo stesso degli extracurricolari, ovvero un tirocinio da 0 a 5 dipendenti, due tirocini per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti, il 10% in caso di soggetto ospitante con più di 20. Se non sbaglio, io ho già finito, come vi ho detto, vi ho promesso, sono stata brevissima, anche perché sui tirocini non c'è molto di più da dire, se poi manca qualcosa, me lo fate sapere. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro, soprattutto perché con alcuni di voi, con parecchi di voi, ho avuto la possibilità, la fortuna di lavorare, di collaborare, però anche per gli altri che non conosco, vi faccio un grosso in bocca al lupo per il concorso e vi auguro complessivamente buona vita. Io ho finito. Grazie Vanna. Allora, Vanna, grazie. Se vuoi, mi spiace per la voce, però. Andava benissimo. Allora, lucida come sempre, la materia di tirocini è sempre una materia che si riduce a poche, pare a poche regole, ma è sempre molto complessa. E voi sapete, perché tutti noi abbiamo lavorato o nelle transizioni o nei servizi per l'impiego, i tirocini extracurriculari, i tirocini curriculari sono sempre dei percorsi incredibili su cui poi si appoggia l'attenzione di un mondo, no? Come ci ha fatto notare Vanna, non sono rapporti di lavoro, e noi non lo ribadiamo, sono percorsi di acquisizione di competenze, sono percorsi formativi. Percorsi formativi che hanno avuto una loro speciale cornice nelle due direttrici, perché altrimenti ci sarebbero scappati un po' di mano. Infatti, Vanna ci ha citato la legge Treu, la 196 del 97, ed effettivamente
tutto bene o male iniziò da lì sostanzialmente, e le cose c'erano un po' scappate di mano nel paese, no? In questo modo qui lei ci ha dato un excursus molto importante su come abbiamo fermato e fissato la questione dei tirocini, e credo che questo sia molto molto buono, e anche molto più le informazioni che ci hai dato sono informazioni ottime e molto chiare, e molto precise. Quindi, che dire, ci vediamo lunedì per affrontare tutta la parte che ha a che fare, vero Gennaro, Luca, sei con la sparito. statistica sostanzialmente. Quindi, sono sparito? No, sei sparita tu. Mi vedete? Mi No, no, sentite? adesso ci sei di nuovo. Ah, Sì, bene. sei Sei sparito. risparito per un attimo, Luca. Lunedì ci vediamo per affrontare appunto tutta quella parte di programma che ha a che fare con la statistica, con le banche dati, con le classificazioni che utilizziamo nel nostro lavoro, e Simone Campani proverà a farci fare un percorso per stabilizzare appunto e stabilizzarci nella testa tutta una serie di informazioni che già conosciamo in qualche modo, ma dobbiamo passare dalla pratica all'astrazione, dovremmo fissarle perché poi ci serviranno appunto per la parte della prova concorsuale. Gennaro, abbiamo qualcosa da aggiungere? No, io volevo semplicemente ringraziare per te, Vanna, e poi tutti i colleghi che si stanno alternando ai webinar che stanno funzionando bene. Ricordiamo che comunque le domande che raccogliamo, alle domande risponderemo in un successivo giro di follow-up più rapido, più breve, speriamo anche avendo a disposizione notizie sulla impostazione delle domande che ci saranno per la prova scritta, e ci restano a questo punto gli ultimi tre webinar a cui accennava Luca. Quindi faremo lunedì, martedì e mercoledì. Abbiamo gli ultimi tre webinar di questo primo ciclo, che credo stia andando, da quello che ci raccontano tutti i colleghi, stia andando molto bene. Quindi io volevo solo ringraziarvi ancora una volta, voi e tutti i compagni della FISAC CGIL, per questo lavoro importante e bello che stiamo facendo insieme. Grazie, grazie a Bene. voi. Vanna, noi ci vediamo domani mattina. Un abbraccio. Ciao, 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 un abbraccio a Ciao, buona tutti. serata. Ciao, Ciao. ciao. Ah sì, adesso inviamo le slide a tutti, ok? Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.